Presidente, a Foggia per presentare una iniziativa dell'AGI, parliamo di ostelli, parliamo di Bicari, ma rapidamente un po' quello che è questa associazione, da quando nasce e i risultati fino ad oggi ottenuti. Allora, 1945, Pessina, il dopoguerra, colui il quale ha pensato di dover trovare un metodo per far stare insieme i giovani. Allora crea la IG e comincia a creare gli ostelli. L'ostello è una stanza grande o tante stanze grandi dove dentro si incontrano il tedesco, l'italiano, l'americano, tutti coloro i quali avevano fatto la guerra fino a ieri. E questo è lo spirito che a noi ci ha accompagnato fino a, ci accompagnerà sempre in futuro, perché il nostro è un ente morale. Allora, che cosa vogliamo fare oggi? Oggi vogliamo intanto riprendere il discorso dello stare insieme. Attenzione, purtroppo si dice da tanto tempo che due persone ormai non riescano a stare più insieme, non riescano a fare nemmeno azienda. Allora, noi vogliamo ritornare indietro e dire no, noi vogliamo stare insieme e insieme non soltanto con gli ostelli, noi vogliamo stare insieme con tutto ciò che può essere economia del territorio. Per cui nel momento in cui noi parliamo di Bicari con un ostello che è stato riaperto e attenzione, è stato valorizzato un immobile che invece non avrebbe dato nulla al territorio. Attraverso questo immobile cominciano a muoversi le cooperative con 100 ragazzi. Questi 100 ragazzi che fino a ieri invece non avevano la possibilità di poter fare nulla. Ecco allora un altro punto sempre a favore. Andiamo ancora più avanti, attraverso questo noi andiamo a parlare della gastronomia e riprendiamo finalmente la potenzialità del nostro territorio, di questo territorio, ma di tanti altri territori laddove noi facciamo questi progetti. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo un master chef come Peppe Zullo, che da domani, anzi da oggi, comincerà a lavorare con noi a IG per far scuola a tutti coloro i quali, questa volta sono i cinesi, ma domani potrebbero essere i thailandesi, dopodomani potrebbero essere i coreani, che vogliono venire attraverso gli ostelli a conoscere non soltanto la realtà italiana, ma soprattutto quella gastronomica. Ecco il nostro master che si mette lì e comincia a spiegare a questa gente che cosa significa il nostro cibo, la nostra gastronomia, perché è vero quello che lui ha detto. Noi non dobbiamo abbandonare assolutamente quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto le nostre potenzialità. Noi abbiamo abdicato negli ultimi anni, purtroppo, a quelle 4-5 multinazionali che ci hanno oppresso e hanno fatto delle nostre tradizioni, delle nostre cose più importanti, le nostre potenzialità più importanti, gastronomiche, ne hanno fatto poltiglie. Allora il discorso è inverso. Io ho insegnato a mio figlio quando era piccolino e andavamo sempre a livello internazionale, mi portava sempre, diceva no, andiamo già lì perché c'è questa cosa con questa multinazionale e danno pure il giocattolino. Allora, il primo giorno è andato bene, l'anno dopo la stessa cosa, l'anno dopo ancora, poi a un certo punto, quando ha cominciato a capire, ho detto io scusa, ma fammi capire una cosa, ma secondo te si può andare avanti a mangiare una cosa che costa così poco quando invece noi andiamo a comprare questa cosa e l'andiamo a cucinare per bene e costa molto di più? Non ti sembra che c'è qualche cosa che non va bene? Allora, piano piano, crescendo, ha abbandonato quella idea e finalmente è ritornato a riprendere la gastronomia del luogo dove va, in qualsiasi nazione, ma del luogo dove va, le caratteristiche di quel luogo, che chiaramente sono la potenzialità, la tradizione, la storia di quel luogo attraverso la gastronomia. Beh, anche questo è un lavoro che noi come EGI stiamo portando avanti attraverso questi progetti. E voglio ringraziare tutti coloro i quali finalmente hanno capito che non si lasciano le strutture vuote, ma si mettono a disposizione dei giovani, si aiutano i giovani quindi a creare i circuiti e soprattutto si riprendono quelle che sono tutte le nostre tradizioni italiane, in qualsiasi posto sia, e devo ringraziare la Puglia perché la Puglia si è sofferto di meno e proprio perché questo lavoro lo aveva già iniziato. Senta, lei in conferenza stampa si è parlato soprattutto della valorizzazione del territorio, si è Esatto. parlato dei prodotti dell'enogastronomia. Che futuro ci sarà per queste zone? Come valorizzarle ancora di più? E ovviamente il ruolo, ovviamente, tra virgolette, degli ostelli. Noi attraverso l'ostello
Con questo progetto cominceremo a fare scuola di cucina in tutti i posti dove abbiamo gli ostelli e in tutti i posti dove avremo questi stranieri che verranno a imparare attraverso il nostro Peppe Zullo o altre persone che magari lo affiancheranno. Ma dobbiamo dire una cosa estremamente importante. Abbandonare come si era abbandonato in passato quello che era il mondo del gastronomico italiano è significato aver perso centinaia e migliaia di persone che venivano in Italia solo esclusivamente per provare a mangiare qualche cosa di diverso, per provare il gusto di mangiare qualche cosa di diverso. Allora, se è vero come è vero, che chiaramente questa cosa conta, noi dobbiamo riproporla perché sappiamo bene che un pomeriggio noi ci incontriamo e diciamo: dove andiamo a mangiare stasera? Facciamo 100 chilometri, facciamo 200 chilometri, ma facciamo questi chilometri per andare a trovare un piatto di pasta buono o qualche cosa che noi prediligiamo sempre. Senta, ultima battuta, ovviamente non è solo l'estate, non si fa solo questo lavoro, certo, nel periodo estivo, bisogna dare la possibilità anche nei mesi invernali di poter lavorare. Assolutamente sì. Noi con gli ostelli abbiamo studiato un meccanismo che ci dovrà dare dei frutti da qui a qualche mese, anche nei periodi in cui non avremo i ragazzi che verranno dall'estero, come in questo periodo arrivano in vacanze. E questo studio inizierà a settembre con una riunione che noi faremo a Milano, saremo tutti lì, abbiamo già delle linee belle, ben programmate, proprio per far capire che questo tipo di studio non può essere legato soltanto in alcuni momenti dell'anno, ad alcuni momenti dell'anno, ma devono essere legati ai 12 mesi all'anno, facendo un lavoro ben preciso e radicandolo all'interno degli ostelli, ma soprattutto un lavoro che porti qui il frutto delle 64 nazioni, 64 nazioni a cui appartiene l'Italia AIG, che chiaramente sarà un progetto fantastico, ma sarà un progetto che valorizzerà soprattutto l'Italia. Non penso che ci siano altre strutture in Italia in questo momento che stiano pensando, che stiano lavorando per realizzare cose di questo genere. Noi siamo gli unici, vogliamo essere la punta di diamante di un discorso completamente nuovo che non è più legato al turista che viene estivo o al turista che viene a vedere soltanto una statua a Firenze, a Roma o in qualsiasi altra parte d'Italia, ma soprattutto è legato a capire bene quali sono le nostre potenzialità anche nella gastronomia, venire qui a studiare e quindi a rimanere insieme con noi.